Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo deciso di aprire questa ZF, mettere in demo, perché allora abbiamo numerosissimi esemplari in demo, ma ZF non avevamo, mentre c'è una richiesta così elevata di voler toccare, voler anche provare. E questa macchina, allora abbiamo deciso, vabbè, ok, allora mettiamo in demo, no? Cioè, perché ZF è che ZF significa, Nikon dice fusion, fusione, no? Z-fusione, in effetti ispirato da sicuramente tipo FM, FM2, FM3A, oppure anche FA. Cioè, perché, diciamoci la verità, chi ha un po' di anni, cioè come me, poter toccare la ghiera dei tempi, la ghiera della ISO, no? Cioè proprio manuale, automatismo, priorità di diaframma, automatismo, priorità dei tempi, eccetera, da poter, senza entrare nel menu, andare subito a toccare e cambiare impostazione, che non è per niente male, poi sotto sovraesposizione, è facile anche farlo, no? Se c'è tutte le ghiere sopra. Questo devo dire, Nikon ha fatto sempre DF, ad esempio, è bellissima macchina. Poi hanno fatto il ZFC mirrorless APS-C. Ok, adesso finalmente, cioè qualche mese fa, è uscita questa ZF. Ora apriamo. E quindi venite a provare, perché questa macchina è veramente ha tantissime cose molto interessanti. Intanto 24.5 milioni di pixel, e quindi non è esageratissimo da 50-60 milioni di pixel, quindi il file in sé è abbastanza docile e facile anche trattare, no? Cioè, perché non è molto pesante. Poi ci sono anche della diciamo tanti funzioni, e che non meno, cioè molto simile a come Nikon Z8 Z9. Poi sì, mettiamo in demo anche 40 mm, cioè questo ho deciso non a corpo macchina da solo, ma mettiamo anche 40 mm, perché questo 40 mm, eccolo qua, f2, è veramente piccolissimo. E in prospettiva di occhio umano, molto vicino all'occhio umano, 40 mm. Quindi andiamo a parlare il stile di vita, stile anche di fotografia. Ecco a voi. Allora, è molto ma molto bella, cioè come avevo detto, cioè qui c'è ghiera della sensibilità, ghiera dei tempi, poi qua l'esposizione, correttore di esposizione, qui c'è auto, manuale, automatismo, priorità di diaframma, automatismo, priorità dei tempi, poi program. Poi andiamo a vedere qua dietro, e una cosa molto interessante è che andiamo immediatamente black and white, cioè bianco e nero. Bianco e nero, ci sono tre tipi anche: flat monochrome, cioè quindi omogenea, no? L'altro deep monochrome, quindi un po' più diciamo croccante. Una cosa, cioè, molto interessante è perché questa ha un diciamo stabilizzatore 5 assi, e che arriviamo quasi 8 EV diciamo stabilizzazione. Poi allora, andiamo a vedere dietro il monitor, ok, girevole, in questo modo. Allora, come anche capita Nikon, Canon, cioè tutti, no, c'è Fujifilm, cioè una volta imparato la base, tra una macchina di 5 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, di oggi, progressione anche del menu è molto simile, e quindi facilmente vi sentirete il vostro agio,
No, perché se avete utilizzato, sì, avevo comprato Nikon D3100, no, 10 anni fa, andate a vedere, cioè tantissime cose e molto, molto familiare. ISO è 100 a 64.000 ISO, quindi cioè, vediamo come sopporta. Beh, avendo visto Z8, Z9 com'è, e quindi abbastanza comprensibile come va, però dobbiamo provare. Poi è un'altra cosa molto interessante, è il Deep Running Autofocus, cioè questo qui, e ce l'hanno anche Z8, quindi diciamo 3D diciamo Autofocus, che è riconoscimento molto avanzato. E un'altra cosa molto interessante, che ha mirino quasi 3.700.000 dot, quindi è molto, ma molto bello. Quindi questo dovrei comunque provare, no? Cioè, perché anche di TAV, eccetera, ma io non ho mai provato in profondità, quindi dovrei provare. Poi ci sono anche tante altre cose. Ci sono due memoria, scheda di memoria che può mettere, SD, micro SD, anche qua. Cioè, la direzione che stiamo andando, CF Express, ok? No, hanno continuato a fare SD, addirittura micro SD. È molto interessante anche questo. Cioè, perché più, cioè, diciamo, familiare, più reasonable, no? Cioè, più friendly. Cioè, la direzione è quella. Cioè, perché il micro SD, cioè, potete trovare anche un chioschetto o no? Cioè, SD, cioè, si può trovare anche tranquillamente anche al supermercato. Mentre CF Express dovete andare in un negozio specializzato. Ok? Quindi, quello è anche un'altra cosa che, cioè, esprimono, sì, veniamo incontro alla vostra esigenza. Bene, allora, poi io ho messo questo qui, un binocolo EDG che abbiamo messo in demo, cioè binocolo EDG è una qualità assoluta, non teme né Leica né Zeiss né Swarovski, anzi, devo dire, io che sono appassionato di diciamo anche osservazione con binocoli, devo dire questo è quello che mi era piaciuto assoluto. Cioè, bene, Nikon, cioè, riesce ad arrivare a questo tipo di livello, cioè dimostrare, ma nello stesso tempo questa non è dimostrazione di diciamo tecnologia più avanzata possibile. No, non è vero, non è così, ma la sensazione, modalità di fotografare, cioè fotografia come la parte della tua vita, cioè modalità di scattare, registrare proprio momento della tua vita, cioè come se fosse diario che tu scrivi, cioè, e questo è diciamo sensibilità dei progettisti che dobbiamo applaudire. E quindi, allora, questo è un invito, venite a provare anche voi, perché da questo momento in poi questa mettiamo in demo, cioè a vostra disposizione per la prova. Guardate questa bellezza, cioè sembra veramente di tenere FA più vicino a FA che FM2. Beh, però mi piace, cavolo, mi piace, perché questo, il suono che fa cric cric cric, cioè, sì, cioè questo è proprio ottone, cioè sembra il suono di ottone, cioè comunque metallico, no? Cioè, forse non sentite forse cric cric cric, cioè questo mi piace, perché cioè, sento mio agio, come anche Leica, Nikon, Canon, no? Cioè proprio il film camera che abbiamo utilizziamo ancora, e questa sensazione di cric 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 e sensazione anche del rumore dell'otturatore è piuttosto importante, perché otturatore elettronico che non fa rumore, mentre a me piacerebbe che facesse comunque rumore di otturatore e anche una piccola micro vibrazione che trasmetta anche senza vibrare, ma una sensazione di micro vibrazione.
che mi piace, trac, sì, sentire. Bene, grazie dell'attenzione e poi faremo un video dopo aver fatto, cioè proprio bene, approfondimento, cioè proprio prove in campo, faremo avere anche un piccolo un report, no? Cioè così potete anche capire ancora meglio questa macchina fotografica. Bene, grazie dell'attenzione.